Allora, stasera vediamo simbolismo di un altro animale che è davvero molto amato, però forse non tutti sanno che il cane, appunto, può essere, cioè ha una miriade di simbolismi, ecco, di significati, e stasera ne vedremo qualcuno. Allora, il cane rappresenta nei suoi primi significati la fedeltà, la vigilanza, anche la nobiltà. Plutarco dice che i cani simboleggiano il principio filosofico conservatore e vigile della vita. Alzando il suo collo irsuto, il suo muso, alternativamente nero e dorato, il cane denotava il messaggero che faceva la spola fra le potenze celesti e infernali. Questo è un brano di Apuleio. Custode dei confini fra questo e l'altro mondo, guardiano dei passaggi, guardiano dell'oltretomba, veglia sui morti, è uno psicopompo. Quando è animale lunare, con la lepre e la lucertola, il cane è un intermediario fra le divinità lunari, anche solari in estremo oriente, come animale yang di giorno, ma yin di notte. Poi, ovviamente, è associato, ecco, può essere associato a tutti gli dei, diciamo, messaggeri, ma anche ad esempio della battaglia, e ad esempio è un attributo di Anubis e di Ermete Mercurio. Il cane e la lontra occupano un posto particolare fra gli animali puliti dello zoroastrismo, ucciderli è peccato. Poi, come sapete, ovviamente il cane era, diciamo, che la dea più famosa associata al cane è Ecate, anche perché proprio in realtà Ecate è una dea di origine asiatica, quindi come poi vedremo dopo quando vi leggerò l'induismo capiremo anche il perché. Poi, allora, da un punto di vista nordico, il cane si associava a Garm, il divoratore, e a Brimo, il distruttore. Poi, ecco, è anche simbolo della Grande Madre, che spesso viene chiamata la cagna e viene raffigurata mentre figlia. Cioè, quindi il cane, come ad esempio il maiale. È un simbolo comunque che noi possiamo riferire alla dea. Tra l'altro, poi questa cosa si capisce ancora meglio quando tratterò l'induismo, nel senso quando vi leggo il paragrafo relativo all'induismo lo capiremo ancora meglio. Poi, il cane nero simboleggia la stregoneria e i poteri diabolici, e poiché siano sempre con le streghe, gatti e cani insieme possono rappresentare le streghe come maghe della pioggia. Come simbolo dei venti, i cani possono cacciare via il cinghiale dell'inverno o la siccità. Il cinocefalo distrugge o imprigiona i nemici della luna. Poi, i nemici della luce. Essendo stato compagno in vita, continua a esserlo anche dopo la morte, e ha anche la qualità di portare il fuoco e di padroneggiarlo. Ad esempio, in certe culture, come la cultura africana o oceaniana, il cane, ad esempio, è associato al fuoco. Poi, dal punto di vista alchimistico, il cane col lupo è la natura duale di Mercurio. Nel contesto amerindiano è interscambiabile col coyote, animale del tuono, portatore della pioggia, anche inventore del fuoco, come coyote, eroe culturale e antenato mitico. Un cane bianco veniva sacrificato a Capodanno dagli irochesi perché portasse loro pre le preghiere dell'oltretomba. Poi Xotl è il dio azteco della morte del sole al tramonto ed era cinocefalo, il patrono dei cani. Poi, nello zodiaco messicano rappresentava il periodo dell'assenza di tempo e del caos, era il cane in quanto fine dell'anno e morte, ma anche resurrezione e rinascita. Poi, nel contesto del buddista, il cane leone è guardiano e difensore della legge. Nel contesto celtico è associato alle acque che guariscono, accompagna gli dei cacciatori e gli dei della guerra. Poi, nel contesto cinese, il cane può essere associato alle meteore e alle eclissi. Quando il cane impazzisce e morde il sole o la luna. Il cane leone del Buddha è spesso raffigurato nella lotte cinese. Poi, nel contesto cristiano, voi sapete che lo hanno praticamente associato ai loro santi, tipo San Vito, San Bernardo, oppure anche San Martino di Porres, ecco, sono tre santi che praticamente gli è stato associato il cane. Poi, nel contesto ebraico, invece, è un animale impuro, come anche poi nel contesto islamico. Poi, nel contesto greco-romano, secondo Omero il cane è sfrontato, ma è anche uno psicopompo e un attributo di Ermete Mercurio.
Poi ovviamente i cani di Ade rappresentano l'oscurità dell'alba e del crepuscolo e il mostruoso cane Cerbero sorveglia l'ingresso della tomba, dell'oltretomba. E i gatti a cani da guerra, lei e anche ai Leitiae venivano sacrificati dei cani e crocicchi. Poi nel contesto indù il cane da caccia è un attributo compagno di Indra. Allora il cane da caccia di Indra in realtà era un cane femmina, Sarama. Sarama, se andiamo a vedere sulle fonti più antiche, veniva proprio creduta come la grande madre dei cani e anche in generale come la grande madre degli animali, quindi una patria Teron. Era una dea antropomorfa, cioè cinocefala, ecco, diciamo cinomorfa, che veniva anche creduta come madre degli animali, da preda, quindi in realtà una patria Teron. E tra l'altro poi sono andata a controllare ancora meglio, Sarama veniva anche considerata come allegoria della luce, in particolar modo anche della luce dell'alba, e veniva anche chiamata colei che cerca, la cercatrice, perché in realtà sapete che i cani un po' hanno quell'indole dell'andare a recuperare le cose. E quindi in questo contesto veniva proprio considerata come colei che si metteva in viaggio, che si metteva alla ricerca della verità. E la trovava non dentro di sé o accanto a sé, ma lontano da sé nelle cose, ad esempio, perdute. Poi, tra l'altro, nel contesto indù, sappiate che c'è un'altra dea tuttora adorata che è Ad Kai, che viene adorata nella zona di Gujarat, che è una dea praticamente assisa sui cani. Poi, Yama, dio dei morti, ha lo stesso simbolismo dei cani di Ade, ad esempio, appunto, Yama, che è il dio dell'oltretomba, sempre anche nell'induismo. Condivide proprio questo simbolismo del cane come psicopompo, cioè il cane che collega i due mondi, con le due porte, la porta terrena e la porta infernale. Tra l'altro poi il cane in realtà è associato anche a un altro dio, anzi è associato ad altri due dei maschili. Uno è Bhairav, che è una forma di Shiva, che è associato a Cannero. E poi l'altro è un altro dio di cui adesso mi sfugge il nome, che è una rappresentazione della Trimurti. Ed è Satyayatra, mi pare, ed è praticamente accompagnato da quattro cani che rappresentano i Veda, quindi un simbolo di saggezza. Poi, nel contesto Maya, un cane che porta una torcia rappresenta il fulmine. Nel contesto mitriaco, come psicopompo, il cane è associato al sacrificio del toro ed è raffigurato col serpente e lo scorpione. Ecco, nel contesto Parso c'era un po' questa creatura chiamata Sagdig, un cane bianco con gli occhi gialli, probabilmente uno psicopompo. Poi nel contesto scandinavo può essere associato ad Odino e nel contesto sumerico-semitico il cane è associato allo scorpione, al serpente e a tutti i rettili in quanto malefico, maligno e demoniaco, ma nell'iconografia fenicia il cane accompagna il sole che è un emblema di Gala, la grande guaritrice, come aspetto della dea madre e di Belly Tillit degli Accadi. Il suo trono è sorretto da cani, oppure ha un cane seduto ai suoi piedi, attributo di Astarte. Quindi, come vedete, qui nel contesto, diciamo, semita, aveva un po' un simbolismo negativo, però nel contesto fenicio era simbolo, attributo di questa dea chiamata Gala. Quindi, anzi, si potrebbe addirittura ipotizzare che comunque, siccome i fenici erano un popolo abbastanza viaggiatore, magari avessero comunque preso spunto, ecco, preso idea da Gala per quanto riguarda magari appunto influenze dell'India. Perché comunque tra l'altro, come dimostrava, come io avevo letto parlando ad esempio di Bakofen, Bakofen aveva dimostrato l'esistenza di un culto dei cani, in quelle parti lì orientali vicino all'India. Tra l'altro un culto dei cani che è tuttora praticato, soprattutto in determinati periodi dell'anno, mi pare anche in Nepal, fanno proprio questa specie di festival dei cani dove appunto gli induisti in realtà offrono ai cani delle offerte e addirittura lì in ghirlandano con le ghirlande, per dire proprio perché in realtà vengono visti come animali sacri, psicopompi tra le due soglie. Niente, allora direi di concludere qui, nel senso vi ho letto praticamente tutto il simbolismo, spero che sia stato un video interessante e che soprattutto sia un video che serva alle persone, ecco, che sono appassionate di questo animale, a vederlo un po' anche
da un punto di vista femminile, questo cane, appunto, con le idee che vi ho citato, quindi non solo Ecate, ma anche Adkaia e Sarama, che sono un po' Egala, ecco, che sono un po'. Potremmo poi, tra l'altro, Adkaia in realtà potrebbe comunque essere considerata, diciamo, sempre derivata da Sarama, che è molto più antica. Potrebbero essere quasi appunto una trinità di idee canine, quindi è interessante comunque questo aspetto. Perché abbiamo visto che praticamente il cane non solo è associato a questo discorso di oscurità e d'oltretomba, quindi psicopompo tra i due mondi, ma nel contesto indù, se andiamo a vedere Sarama, è anche addirittura associato all'alba, al sole dell'alba, quindi è comunque un simbolismo interessante.